Io sono Yvonne. Io sono Antonello. Ad aprile 2022 abbiamo iniziato la nostra nuova vita. Abbiamo lasciato ogni nostro avere, abbiamo lasciato la casa, il lavoro e ci siamo trasferiti in questa nuova casa a quattro ruote. Abbiamo fatto una scelta fuori dagli schemi e da allora stiamo in giro sulla nostra nuova casa. Se volete salire a bordo con noi, a Io in viaggio. Buongiorno. Una domenica un po' di pioggia. Eh sì, fino a poco tempo fa la domenica era il giorno più bello, comunque sia, perché non si lavora. Ma non è così per tutti. Soprattutto in Italia abbiamo perso un po' il valore della domenica, perché la domenica è un giorno della settimana sfruttato dal business. Già dalle multinazionali, quindi che in qualche modo ci invitano a passarla sui grandi centri commerciali oppure a far la spesa la domenica. Invece la domenica dovrebbe essere lavorativa solo magari per quei mestieri indispensabili per i servizi e non per tutto, non per fare la spesa. E per tutti quei mestieri chiaramente dove una tornazione ammissibile possa essere magari quella di una domenica al mese. E invece no, invece ha coinvolto tantissimi altri mestieri. Ci sono tanti mestieri in cui anche a livello contrattuale sono previste tutte le domeniche lavorative, altri con almeno due domeniche al mese. E qui ne pagano quelle persone, ne pagano le famiglie di quelle persone. Ed è sbagliato. Sì, la domenica dovrebbe essere dedicata alla famiglia, dovrebbe essere dedicata alla natura, al corpo, al tempo libero, non a passarla a lavorare oppure nei centri commerciali oppure a fare la spesa. La domenica può essere dedicata alla lettura di un buon libro, ed invece il business ci invita a passarla proprio in un modo diverso, allontanandoci da questi grandi valori. Ecco, un'altra cosa positiva che stiamo notando in Spagna è che tutti i centri commerciali, la grande distribuzione, la domenica riposano. E questo è splendido. E il pensiero che mi viene è che non saranno mai i nostri governanti a cambiare le cose per il nostro paese, ma possiamo essere solamente noi italiani. E prima di tutto è chiaro che questo mio appello, così questo mio invito, raggiungerà ben poche persone, quindi sarà probabilmente totalmente inefficace, però mi sento di dire che se spetta a noi italiani cambiare le cose, iniziamo a non fare la spesa la domenica, iniziamo a far sì che anche quelle persone che di domenica lavorano perché noi in qualche modo facciamo business la domenica, facciamo sì che quelle persone possano godere della domenica, facciamo sì di disertare i centri commerciali la domenica, di disertare la grande distribuzione la domenica. Loro, quelli che concentrano quasi il 90% della ricchezza del mondo, hanno in effetti un grandissimo potere, quello di poter condizionare, di poter in qualche modo indirizzare i nostri comportamenti, e spesso ci riescono, ma chi ha il potere più grande poi alla fine siamo noi che possiamo decidere di ascoltare il nostro cuore piuttosto che tutto quello che ci inducono con i loro messaggi, con la loro pubblicità, con il loro desiderio di business. Sì, effettivamente la cosa più saggia da fare, ma io lo dico ormai da anni, sarebbe boicottare, tra virgolette, queste grandi distribuzioni e dare veramente il nostro contributo solamente ai locali che pian piano stanno sparendo, stanno morendo perché queste multinazionali si accaparrano tutto e quindi togliamo ciò che è anche il sostentamento ai piccoli artigiani, alle piccole imprese che invece sono veramente importanti. Sì, non so nelle vostre realtà cosa sia, ma da noi, per esempio a Nuoro, nel centro storico c'è una chiusura a fiume proprio delle piccole attività, dei piccoli esercenti. Il centro storico si sta svuotando, mentre quelle zone della città dove sono ricche dei punti vendita delle multinazionali sono strapiene di gente.
E questo sta ammazzando proprio un'economia, quella locale, quella che magari è fatta di prodotti che sono quasi a chilometro zero. E questo è fondamentalmente sbagliato per la nostra economia. E anche di attenzioni, perché sì, infatti, posso garantire che l'attenzione, l'affetto, la cura che ti dà un piccolo imprenditore non te la danno nelle multinazionali. Non è la stessa cosa, lì è un ciclo continuo, non hanno interesse a coccolare il cliente, la persona, quello che è, no, è l'opposto. E quindi dovremmo tornare sempre ai piccoli artigiani, che sono quelli che veramente fanno l'Italia grande, che hanno sempre fatto l'Italia grande. Eh sì, e questo prima di tutto deve condizionare noi stessi. Noi lo stiamo dicendo, ma siamo noi comunque che dobbiamo tendere a fare questo, cioè a non arricchire sempre quelli già ricchi, ma di distribuire la ricchezza verso i piccoli, quelli che effettivamente fanno un'economia anche più sana, più locale. E se siete a Nuoro, andate dal mio fruttivendolo preferito, Giuseppe. Lui è il migliore di tutti. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. E ciao anche a Tonina. Perciò, per chiudere, un pensiero a tutte quelle persone che sacrificano la loro domenica nel lavoro, vorrebbero sicuramente invece stare con le proprie famiglie o fare altro. E pensiamo anche a loro nel fare questo, nel non fare la spesa la domenica. Ma piccola parentesi, io ricordo che quando lavorai in albergo per 6 anni, per me le feste non esistevano più. Io Natale, Capodanno, Pasqua, cioè ero perennemente a lavoro e i miei figli erano a casa mentre io lavoravo con mio marito e la mia famiglia. E quindi dico, ho perso un sacco di cose, anche se poi da lavoro esci e torni a casa. Non è la stessa cosa il Natale, svegliarsi e stare a casa con la mamma, in famiglia. Non è la stessa cosa, quindi torniamo a stare a casa la domenica tutti quanti. Sarebbe la cosa più saggia. E dopo questi nostri pensieri di domenica mattina, adesso ci rimettiamo in viaggio. Perciò, aio in viaggio. Ciao. Ciao.